Ciao a tutti, eccomi tornata con questo video per decretare vincitore della manche, della terza manche. Scusate le condizioni, sono sfatta, sfinita, sono un po' delle giornate intense e quindi non ho avuto tempo di truccarmi e fra l'altro sto girando il video di sera, quindi penso che mi vedrete gialla alla Simpson perché ho le luci che non vanno bene per le telecamere, eccetera. Beh, è chiaro, chi se ne frega. Quindi passiamo subito oltre. Una piccola cosa prima di cominciare dicendovi chi ha vinto, insomma, con la classifica di queste 3 settimane. Sono state 3 settimane e secondo me è stata un po' una cagata. So che non si dicono le parolacce, però ogni tanto mi sfuggono. E in ogni caso, secondo me non è stata una gran scelta fare le 3 settimane, perché almeno a me è successo che la prima settimana, boh, non lo so, mi stavo cullando un po' dell'idea che tanto avrei avuto altre 2 settimane per recuperare. Alla fine non è che abbia concluso granché. Poi c'è stato in mezzo Halloween che non ha aiutato, i morti che per me, insomma, dobbiamo... Cioè, in famiglia siamo abituati a determinate tradizioni, a Milano c'è la cassola per i morti e quindi abbiamo fatto quella, che non è per niente dietetica. Insomma, un po' di cose che... non hanno aiutato né me e credo né voi. Comunque, secondo me, a quanto pare, le tre settimane non sono piaciute neanche troppo a voi. Quindi io direi che questa manche la facciamo da 2, torniamo ai vecchi tempi. E se non siete d'accordo, me lo scrivete qui sotto, ne parliamo. Cioè, se comunque la maggioranza decide che preferisce le 3 settimane, se ne fanno ancora 3, però non credo che succederà così, perché leggendo un po' i commenti sul gruppo. Allora, ora partiamo con la classifica, perché sennò facciamo notte. Letteralmente, poi l'ora legale, che palle, io odio l'ora legale, voi no? Cioè, viene subito buio, almeno a Milano è già buio, alle 4:30, vabbè. Dunque, la squadra che si è classificata ultima, malissimo, è quella delle Profiterol. E ragazze, non vi abbattete, a parte veramente tutto, è soltanto un gioco e le cose importanti nella vita sappiamo benissimo che non sono queste, non è la dieta. Quindi insomma, perché l'altra volta, la manche scorsa, quelle che erano arrivate ultime erano rimaste un po' male. Non c'è bisogno, cioè è solo un gioco. Recupererete la prossima manche, non c'è problema, dai. Anzi, la prossima manche vi voglio carichissime, perché mi pare che abbiamo ancora 2 o 3 manche prima di Natale. A Natale faremo una sospensione della dieta. Almeno io proporrei una sospensione della dieta, poi ne parliamo insieme. E quindi vi voglio cariche per queste 3 manche finali, prima del nuovo anno, cioè finali di quest'anno. E in modo da arrivare a Natale al meglio, per poi mangiare e riprendere tutto quello che abbiamo preso, perso. Va bene, quindi, ultime le Profiterol. Mi raccomando, prossima settimana andate meglio. Penultime le Vita Snella. Mi dispiace, anche voi eravate lì, insomma, avete perso tipo un etto a testa, quasi 2 etti le Vita Snella. Le Profiterol sono rimaste su un etto a testa. Ed è un po' pochino in effetti. Le cookies, terz'ultimo posto, 0,2 kg a testa. Le insalate miste si classificano al 4º posto con 0,4 kg a testa. Le pagnottelle si classificano subito dopo le insalate miste con 0,5, quindi mezzo chilo a testa. Qui già, vabbè, dai, ci sta. Poi all'8º posto della nostra classifica si sono classificate le Morositas con 0,54 kg a testa. Proprio lì con 0,55 kg a testa si sono classificate le Muffin. Subito dopo al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6º posto ci sono le Meringhe. Le Meringhe 0,6 a testa. E poi ci siamo noi ragazze! 1, 2, 3, 4, 5º posto la Diposeria. Yeah! Perché è la mia squadra, chiaramente. E, però 5º posto, Adiposeria, 0,62 a testa. Poi subito dopo, e qui sono state proprio brave, le Choco Banane. Dico che sono state proprio brave, perché le Choco Banane, voi non lo sapete, ma sono principalmente in mantenimento. Quindi il fatto che si siano classificate, almeno quasi tutte le Choco Banane, ce ne sono 2-3 che in realtà... No, 2-3, ce ne sono anche 5 che stanno facendo la dieta. Però è una squadra che per metà è in mantenimento, quindi è sempre difficile per loro classificarsi in alto, cioè posizionarsi in alto nella classifica. E quindi brave Choco Banane, 0,74, quasi 1 chilo a testa, bravissime. E oh, siamo al podio. Indovinate chi c'è sul podio anche questa volta? Però non siete arrivate prime, mie care. No, no. Patatine, 3º posto. Sono arrivate al 3º posto appunto con 0,8 kg a testa, che comunque è buono.
Poi ci sono al secondo posto le frullate con 0,81 kg a testa, però mi pare che loro siano di meno, cioè almeno quelle che mi hanno mandato i risultati finali alla fine erano di meno. Comunque bravissime. E primo posto, l'avrete già capito, e mi faccio i complimenti perché ci avete schiacciate in questa manche, con 1,12 kg a testa, le Amazzoni a vapore. Complimentissimi quindi alle Amazzoni, veramente brave. Ora guardiamo insieme quale delle Amazzoni ha vinto la manche, cioè quale fra di loro ha perso più peso. Allora, Marianna ha perso 1,5 kg, Silvia ha perso 2,5 kg. Ammazza Silvia, brava. Eleonora, no, ha preso 1,5 kg, vabbè, capita. E poi c'è Monica che è rimasta stabile, Cristina che ha perso 0,6, Alice ha perso 0,5, Alessandra ha perso 2 kg, Giorgia ha perso 1,5 e ha vinto la caposquadra delle Amazzoni a vapore, cioè Chiara, che ha perso 3 kg tondi tondi. E un complimentone a Chiara perché è stata una grande. Verificherò ora se c'è qualcuna che in generale ha perso di più, che comunque merita i complimenti. Daniela della squadra delle Morositas ha perso 3,1 kg, quindi più o meno come Chiara. Complimentoni. Poi vediamo che altro c'è, vediamo un po' insieme. Sì, decisamente solo loro. Quindi non posso che rinnovare i miei complimenti per Daniela, per Chiara che è la vincitrice di questa manche in quanto appartenente alla squadra vincitrice. E, mi raccomando Chiara, a proposito, mandami il messaggio con su scritto qual è il premio che preferisci ricevere dal sito IPWitch.it, metto comunque il sito, anzi nell'info box, non metto nessun fumetto che sennò faccio casino. Mi raccomando, scegli il premio e comunicamelo e ti verrà spedito. Vi ricordo che dalla prossima manche i premi li metterò in palio io, mentre questi sono gentilmente offerti da questo sito. E basta. La prossima manche sarà, abbiamo già detto, di 2 settimane, a meno che voi decidiate diversamente. Si parlerà di questo qualora qualcuno sia senziente. Magari sotto questo video, così ne parliamo. Termina fra 2 settimane, fino a prova contraria, e quindi entro cioè il 19 novembre. O io al 16 ho l'appuntamento del dietologo, quindi dobbiamo mettercela tutta. Mi raccomando, forza! Prima di Natale è praticamente l'ultimo mese di sprint, quindi vi voglio cariche cariche. Vi mando un bacione e ci sentiamo la prossima volta. Ah, ho fatto qualche ricettina, fra un po' ve le carico, appena ho un attimo di tempo, che sono un po' impegnata in questi giorni. Per un attimo ve li carico e scusate il ritardo con cui ho caricato questo video. Generalmente li carico di mattina, il lunedì mattina. Oggi proprio ero impegnata, non potevo. E basta, un bacione. Ciao!